I requisiti sono un elemento fondamentale nello sviluppo di un sistema software. Abbiamo detto che esistono diversi tipi di requisiti. In particolare, due tipi principali sono i requisiti utente e i requisiti di sistema. I primi sono pensati per essere letti dal committente, dagli utenti, i secondi sono pensati per essere il punto di partenza per lo sviluppo del sistema informativo. I requisiti utente, visto le persone che devono andarli a leggere, sono fondamentalmente un documento, devono essere un documento di facile lettura e quindi di solito sono scritti utilizzando quello che è il linguaggio naturale. Quindi, frasi e testo di solito scritti in linguaggio naturale hanno una serie di problemi, quindi non sono fondamentalmente molto tecnici, possono avere diagrammi ma sono degli allegati. La parte principale del documento molto spesso è scritta in linguaggio naturale e il linguaggio naturale ha una serie di problemi. Tendenzialmente il linguaggio naturale può mancare di chiarezza. È difficile essere molto precisi a meno di fare giri di parole molto complessi e quindi rendere il documento lungo, difficile da leggere. Ci può essere la tendenza a confondere i requisiti. Quindi io metto aspetti sia funzionali che non funzionali o di qualità mischiati assieme. Posso avere anche un altro problema che qui è chiamato come requirements amalgamation, in cui in realtà invece di separare nettamente i requisiti li mescolo assieme, quindi scrivo in un'unica frase due requisiti in un colpo solo. In generale, il problema del linguaggio naturale, che è inerentemente ambiguo, le parole possono avere molti significati, e la tendenza è di utilizzare il linguaggio al meglio, quindi sfruttando tutta la flessibilità del linguaggio naturale, cioè usando sinonimi, ad esempio, invece di utilizzare lo stesso termine ogni volta che facciamo riferimento allo stesso concetto. E il linguaggio naturale di per sé, almeno, manca di modularità. Quindi io devo aggiungere qualcosa se voglio avere la modularizzazione. Per questo motivo il linguaggio naturale da solo non è qualcosa che può essere utilizzato con profitto nella scrittura dei requisiti. Di solito si cerca di vincolare l'uso del linguaggio naturale, quindi incasellarlo all'interno di diverse tecniche. Per cui, ad esempio, invece di lasciare la possibilità di scrivere i requisiti con una serie di frasi libere, si definisce una struttura, per cui definiamo una serie di
intestazioni. E all'interno di ogni sezione andiamo a identificare alcune parti, ad esempio alcune parti, quelle più importanti, le mettiamo in grassetto e andiamo a identificare alcuni componenti del testo che devono comparire. Ad esempio, la motivazione orazionale per un particolare requisito, il dettaglio e da dove arriva questo requisito. Quindi non ho la licenza di scrittura libera, ma devo andare a rispettare alcune strutture, alcuni elementi. In generale ci sono varie soluzioni e in generale ci sono degli standard che ci dicono come andare a definire una struttura di un documento dei requisiti, tenendo conto che il documento che specifica dei requisiti verrà letto da molte persone diverse, molti ruoli diversi. Per cui avremo i committenti che sono interessati a dire come funziona il sistema e eventualmente a fornire delle variazioni. Ci sono i manager che usano questo per, come base di una contrattazione. Ci sono gli ingegneri che usano i requisiti per capire che sistema andare a costruire, quindi come progettarlo. Ci sono gli ingegneri che pensano al test e quindi per andare a scrivere un piano di test del sistema si basano sui requisiti. Quindi, mentre il sistema engineer pensa a come costruire il sistema, il test engineer pensa a come fare il test di questo sistema. E poi ci sono ad esempio anche ingegneri che si occupano della manutenzione del sistema e quindi devono andare a capire che cosa fa il sistema e come poterlo cambiare. Questi sono i principali utenti, ma ne possiamo immaginare tanti altri con interessi leggermente diversi. Esiste uno standard dell'IEEE, che è un'associazione degli ingegneri elettrici ed elettronici, che ha definito nello standard 830, che è stato modificato l'ultima volta nel 98, ma è stato rivisto ancora nel 2009, una struttura chiara per andare a descrivere i requisiti. Quindi se noi andiamo a prendere lo standard, che è questo, non è lunghissimo perché sono una quarantina di pagine, troviamo, a parte tutta la parte introduttiva che può essere più o meno interessante, una serie di definizioni e poi adesso ecco qua, questa è la parte quindi è la parte più interessante, ci fornisce
una struttura di base per il nostro documento di specifica dei requisiti. Quindi qui abbiamo un'introduzione, una descrizione generale e la specifica vera e propria. Se volete, possiamo pensare alla overall description come user requirements e specific requirements come ai system requirements. Quindi il primo è più di alto livello e il secondo più specifico e dettagliato. E per ognuna di queste sezioni ci dice che cosa dovremmo scrivere, quindi quali aspetti considerare e quali sono rilevanti, quali sono i legami tra una sezione e l'altra. Vi ho mostrato questo standard non tanto perché lo dobbiate studiare, ma perché è importante che sappiate che esistono alcuni documenti da cui partire se dovete verificare o scrivere dei requisiti. Oppure, vediamolo dall'altra parte, se vi viene dato un documento di requisiti, come fate a capire se c'è tutto, se è ben scritto, se è scritto male? Un modo per farlo è andare a verificare con uno standard se tutte le parti che sono descritte nello standard, o almeno le più importanti, sono presenti nel documento che vi viene dato. Poi è molto probabile che ogni documento sia leggermente diverso, come ordine, come titoli dei paragrafi, ma comunque avere un riferimento standard è decisamente utile. Una versione un po' più semplificata del documento di requisiti è questa. Okay? La struttura è diversa, ma le informazioni, adesso le vediamo più nel dettaglio, che vi compaiono sono essenzialmente quelle descritte dallo standard. È soltanto un'organizzazione diversa delle stesse informazioni. In questo struttura semplificata che vi racconto adesso brevemente, è prevista una sezione iniziale con lo scopo e il contesto del sistema, vi ricordo che scope non vuol dire scopo ma contesto, okay. Abbiamo il glossario con la definizione dei termini, i casi d'uso del sistema, essenzialmente la parte di requisiti funzionali, e a breve parleremo un po' più nel dettaglio di casi d'uso, gli aspetti tecnologici, quindi che cosa utilizziamo, che software, che hardware utilizziamo, quali standard, che tecnologie. Poi abbiamo altri requisiti e poi abbiamo aspetti un po' più di dominio. Proviamo a vedere un po' più nel dettaglio quali sono le varie sezioni. Allora, nella prima sezione, qual è il contesto in cui si situa il nostro sistema e il suo obiettivo? Chi sono gli stakeholder di questo sistema? A chi interessa qualcosa? Chi ha degli interessi in questo sistema? Cosa è rilevante per il nostro sistema e cosa no? Cioè, cosa rientra nel contesto che stiamo considerando e cosa no?
facendo riferimento all'esempio dell'esercizio che abbiamo visto prima, se io voglio realizzare il sistema informativo per gli italiani di parcheggio e residenti, il pagamento lo gestisco io oppure viene fatto attraverso una banca che si occupa di tutti i dettagli? È importante andare a mettere un confine e capire di che cosa mi devo occupare e cosa esiste già oppure è responsabilità di terzi. Il glossario, lo sappiamo, e poi abbiamo i casi d'uso. Per i casi d'uso, tra poco approfondiremo, si tratta di capire chi sono gli attori che interagiscono con il sistema e qual è il loro obiettivo. Quali sono le modalità di uso del sistema, i casi d'uso, sia da un punto di vista aziendale che invece da un punto di vista del sistema che stiamo costruendo. Che tecnologia utilizzo e con quale altro sistema devo interagire? Tornando all'esempio del pagamento dei tagliandi GTT per i residenti, il pagamento potrebbe essere fatto tramite moduli MAV con una banca, online con un POS virtuale, tramite le poste, tramite il circuito Bancomat. Ognuno di questi rappresenta una tecnologia diversa, un sistema diverso e include tutta una serie di interfacce diverse. Io devo sapere con che cosa dovrà interagire il mio sistema e quindi quali tecnologie sono coinvolte. Tutti gli altri requisiti di processo e di prodotto, che processo utilizzo, di sviluppo, se ci sono delle regole aziendali che devono essere rispettate dal mio sistema, le performance, che ovviamente sono uno dei aspetti non funzionali fondamentali, come svolgo, come viene messo in operatività il mio sistema, quali sono i requisiti di sicurezza, come io devo documentare il mio sistema, quali sono i requisiti di usabilità del mio sistema, i requisiti di manutenibilità e eventualmente di portabilità del sistema. Eventualmente devo andare a elencare i problemi che non sono gestiti da questo sistema oppure, in accordo con il cliente, sono stati rimandati a una versione futura. Infine abbiamo una serie di altri aspetti, diciamo più di dominio. Qual è il backup umano per il mio sistema? E questo è fondamentale perché se immaginiamo il problema di nuovo del pagamento dei permessi di soggiorno di parcheggio GTT, se io mi trovo il giorno della scadenza con il circuito Bancomat o del Visa che non funziona, io devo poter avere un qualche percorso alternativo, quindi andare allo sportello, pagare in contanti ad esempio. Non soltanto, se immaginiamo dei requisiti particolari, considerate i dati relativi ai vostri esami. Se per caso va a fuoco il centro elaborazione dati,
Cosa succede? Perdete tutti i dati, magari c'è un backup in un'altra stanza, magari non attigua quella del centro di elaborazione dati, siamo abbastanza sfortunati, passa un magnete, smagnetizza tutto, voi dovete ripartire da capo e ridare tutti gli esami. Oppure c'è un backup cartaceo, da qualche parte, una terza stanza, possibilmente lontana da quella che ha appena preso fuoco e da quella in cui è passato il magnete, ci saranno degli archivi cartacei con tutti i dati. Se sono particolarmente sfortunato, qualche impiegato dovrà andare a prendere gli archivi cartacei e a manina a inserire tutti i vostri dati. Tanto un caso analogo è successo veramente a una banca inglese in cui c'è stata un'inondazione che ha distrutto il data center e anche i backup elettronici, e hanno utilizzato i registri cartacei e copia cartacea di tutte le transazioni per ricostruire le informazioni. Quindi dipende ovviamente dal livello di sicurezza e di integrità che ci interessa, però capire quali sono le alternative al funzionamento normale del sistema è importante. Vincoli legali sono ovviamente importanti. Conseguenze sull'essere umano del funzionamento del sistema. Quali sono i requisiti di training? Come posso imparare a utilizzare il sistema? È facile, difficile? Quanto tempo mi richiede? E quali assunzioni io posso fare su tutto il contesto del mio sistema? Quindi come è fatta l'organizzazione, ad esempio, in cui il mio sistema dovrà andare a funzionare? Quindi questo è un esempio di documento di requisiti che può essere utilizzato se vogliamo andare a scrivere i requisiti per un sistema. Non avendo tempi sufficientemente lunghi, io non vi chiederò mai di andare a scrivere tutto un documento di requisiti. E quindi all'esame, negli esercizi, voi vi focalizzerete su particolari elementi, okay? Modello informativo, modello di processo, i casi d'uso, eccetera. A questo punto vorrei focalizzarmi su un elemento importante dei requisiti, i casi d'uso, che sono un modo per andare a descrivere che cosa deve fare il mio sistema. In che relazione stanno i casi d'uso con i modelli di processo che abbiamo visto finora? Se vogliamo, i casi d'uso sono a un livello di dettaglio inferiore, quindi normalmente noi, prima di poter andare a scrivere i requisiti, dobbiamo andare a capire come funzionano le cose in azienda. Per fare questo, le tecniche che possono essere utilizzate sono, ad esempio, i modelli di processo fatti con gli activity diagram e il modello delle informazioni fatto con i class diagram. Una volta che ci siamo chiariti su come funzionano le cose in generale, possiamo andare a capire quali sono i requisiti specifici del nostro sistema e quindi entriamo più nel dettaglio. Se volete, le tecniche che abbiamo visto finora di modello informativo e modello di processo possono
trovare posto nella prima sezione di questo documento, in cui andiamo a scrivere qual è lo scopo del sistema, qual è il contesto, e qui possono facilmente trovare posto i modelli dei processi e delle informazioni di cui abbiamo parlato finora in questo corso. Se spostiamo l'attenzione invece sul sistema, e quindi dobbiamo andare a dire che cosa fa, allora dobbiamo utilizzare un livello di dettaglio decisamente più basso, e i casi d'uso possono essere uno strumento decisamente utile, di cui parleremo dopo una breve pausa.